Cristina Riganti, presidente di Terziario Donna, oggi al Teatro Condominio di Gallarate per affrontare insieme agli studenti il fenomeno delle molestie sui luoghi di lavoro. Oggi partiamo con la città di Gallarate come prima tappa del roadmap che proseguirà nel 2023 con le altre città che riguardano Varese, Busto Arsizio, Saronno e Urbino. L'argomento è molestie sui luoghi di lavoro, è un argomento che noi come gruppo di Terziario Donna abbiamo voluto trattare non solo nel periodo del 25 aprile, quindi la giornata mondiale sulla violenza sulla donna, ma sarà per anche tutto il prossimo anno, perché è un progetto che vuole sicuramente guardare al futuro e quindi quando si parla di guardare al futuro si guarda con i ragazzi, con gli occhi dei ragazzi. Infatti sono state coinvolte le scuole delle quarte e quinte perché hanno comunque la possibilità di avere un approccio poi all'interno del loro percorso sia formativo e quindi di stage piuttosto che di lavoro quando sarà poi il quinto anno. E da lì abbiamo voluto proprio partire con un forte senso di responsabilità su questo argomento che spesso e volentieri diventa un argomento ostico ma poi sommerso, diventa una parte anche psicologica oltre che una molestia solo esclusivamente cioè diventa verbale oltre che fisica e non abbiamo sicuramente la presunzione di insegnare niente a nessuno, però ci piace magari dare questa giornata ai ragazzi per una partenza con dei professionisti, con una tavola rotonda che ci sarà subito dopo questo cortometraggio che abbiamo cercato di fare appunto con l'Istituto Antonioni di Busto Arsizio perché riguarda proprio la parte di quello che riguarda l'argomento con questo filmato.